Il giardino di Madre Teresa è una struttura che nasce nel centro storico di Palermo, all'interno del quartiere dell'Albergheria, vicinissimo al mercato di Ballarò. È una struttura che nasce soprattutto per venire incontro alle donne immigrate che non sanno dove lasciare i loro bambini più piccoli. All'interno della struttura lavora un'equipe mista di italiani e stranieri. Con le mie colleghe cambiamo i bambini, pensiamo per la colazione, poi alle 11:30 ci andiamo in cucina per preparare il pranzo, poi li mettiamo un po' a riposo. Ogni loro sguardo, ogni loro sorriso mi ricaricano sempre per poter affrontare una nuova giornata assieme a loro. Per stare qua i bambini tu devi fare una pazienza, perché i bambini loro abbiamo i caprici duri. Quando che tu gira qui, l'altro gira di là, quando che tu vai di là, l'altro è di là. Allora io mi piace i bambini tanto, mi piace stare qua i bambini. Collaboro con l'asilo, faccio un poco di tutto, qualsiasi cosa che mi chiedono, perché mi piace molto come lavorano loro. Ricreare questa famiglia allargata, ricreare qualcuno con cui tu ti puoi confrontare, che ti può sostenere, qualcuno che ti tiene tuo figlio e lo farà nel migliore dei modi possibili mentre tu vai a lavorare, è un aiuto solidale che dà a queste famiglie, che è molto concreto ed è molto importante. Continuo a svolgere la mia attività di pediatra come libero professionista, però avevo questa esigenza e sono molto contento di dare il mio contributo a seguire queste famiglie che hanno bisogno nella mia città. Il volontariato, tante volte che si pensa che dobbiamo dare noi a loro, sono loro che danno a noi, i bambini in questo caso. I bambini ti danno tanto, tanto, specialmente quando tu sai che loro hanno bisogno di te. Noi facciamo molto affidamento su questa rete di volontari perché sono importantissimi, anche perché abbiamo 50 bambini e gestire 50 bambini, le esigenze di tutti nel miglior modo possibile è sempre più difficile. Quindi per fortuna, anzi, che ci sono questi volontari che insomma ci danno un aiuto importante ogni giorno e quotidianamente. Un laboratorio di integrazione è quello che fondamentalmente vorremmo che il giardino di Madre Teresa fosse. Ci teniamo sia noi che i genitori a farli crescere in un ambiente più colorato possibile, ecco.